Radio Radicale con l'onorevole Marazziti del gruppo per l'Italia, Democrazia Solidale, Centro Democratico, per parlare della situazione in Libia. Oggi è intervenuto il ministro Gentiloni. Che tipo di valutazioni può fare sulle, incertezze delle dichiarazioni che abbiamo sentito dal ministro degli Esteri e presidente del Consiglio? Oggi abbiamo visto che il ministro degli Esteri ha cambiato impostazione, si è allineato a Renzi. Ma io penso che non sia neanche vero questo. Penso che Gentiloni abbia detto dobbiamo assumerci direttamente grandi responsabilità come Italia e stare in prima fila con la comunità internazionale. Renzi poi ha detto, dopo che è scoppiata in Italia l'idea dell'intervento armato, eccetera, più interpretazione che parole di Gentiloni, ha detto scordiamoci l'intervento armato, non c'è nessuna guerra da iniziare a combattere. E dobbiamo anche sapere che Daesh, cioè questo califfato, non sta invadendo la Libia, è tutta un'altra cosa. Oggi Gentiloni ha rimarcato che soluzione politica è l'unica via possibile, molto difficile, c'è poco tempo, perché la complessità della situazione libica, cioè un paese imploso a pezzi, dove ci sono 30 tribù principali, centinaia di gruppi armati, radicalismo islamico, personalità più vicine al governo del Cairo e una complessità inimmaginabile in un paese fuori controllo, in questa situazione qualunque attacco, qualunque guerra fatta senza un progetto darebbe solo fiato a chi alzerebbe la battaglia, la bandiera dell'ISIS. Perché gli darebbe visibilità e forza internazionale, ma si tratta di un altro fenomeno, di un fenomeno che noi non dobbiamo alimentare. Per questo io ho proposto nel mio intervento, una grande iniziativa diplomatica. Dobbiamo continuare a costruire un primo embrione che metta insieme alcune delle tribù, una parte dell'Islam che rifiuta di stare sotto ISIS, sotto quelle bandiere, assieme alla comunità internazionale che ha bisogno anche di Qatar, Sauditi, Turchia, dei grandi paesi dell'area, i quali su queste questioni hanno visioni non coincidenti, cioè c'è chi è più favorevole ai fratelli musulmani e c'è chi è totalmente contrario ai fratelli musulmani, ma una soluzione definitiva, reale in Libia non si può che trovare assieme a loro. Per questo una grande iniziativa diplomatica, per esempio, sarebbe quella di rafforzare col mandato internazionale l'operato di Bernardino León, che sta lavorando su questo terreno, dell'Italia e così via, per esempio con una figura come Romano Prodi, che potrebbe avere un mandato internazionale europeo o addirittura di una coalizione più ampia. Lei ritiene che per quello che sta succedendo in Africa verrà applicata la dottrina Monroe a questo continente, ovvero si lascerà fare all'Egitto che sembra pronto a un'operazione di terra? Io credo che non sarà la scelta che la comunità internazionale farà di lasciare all'Egitto, di fare il gendarme, l'agente per rimettere ordine in questa area, per un motivo molto preciso. Primo perché qualunque iniziativa da parte dell'Egitto rischia di essere presa da parte della popolazione libica, anche quella che non starebbe mai con ISIS, come una invasione di un paese straniero, quindi come un tentativo di prendersi la Cirenaica. A questo punto potrebbe essere il rischio di compattamento sotto le bandiere nere del totalitarismo intollerante, sanguinario di Daesh, anche di quegli ambienti che invece oggi sono disponibili e vedono nell'Italia e nell'Europa dei partner. Quindi io penso sarebbe un errore gravissimo. Dobbiamo fare in modo che sia la comunità internazionale, mentre si lavora sul terreno, a avvicinare una buona parte di queste fazioni. Che ruolo avranno gli Stati Uniti? Noi sappiamo che Obama ha chiesto i poteri di guerra al Congresso. Allora, la cosa che le volevo chiedere, lei cosa pensa faranno gli Stati Uniti e quanto sarà condizionata l'Europa, l'Unione Europea, da quello che faranno gli Stati Uniti in base a quello che uscirà dall'ONU? Guardi, noi abbiamo in questo momento storico l'insieme di due purtroppo debolezze. Quella americana che da alcuni anni ha iniziato
un ritiro dal Medio Oriente, perché sceglie strategicamente di più l'area dell'Asia Pacifico, questi vuoti che esistono non sono stati riempiti dall'Europa fino ad oggi, ma semmai dall'azione importante di paesi come Egitto, Qatar, Turchia, Arabia Saudita, Emirati, Golfo. Questo è parte della grande destabilizzazione di oggi, perché negli ultimi 20 anni sono caduti, per scelta dell'Occidente, tre paesi come la Libia, come la Siria in qualche misura e come l'Iraq, che in realtà erano paesi di regimi autoritari ma che garantivano una vita plurale e che erano un argine a tutta l'ideologia jihadista incarnata allora da Al-Qaeda. Oggi ISIS, Daesh, ha preso il sovravvento in queste situazioni e con una forza diversa si fa anche Stato. Quindi si fa messaggio semplice, califfato, che vuole avere l'egemonia nel mondo islamico. Tutto questo nasce da questi grandi errori del passato. Dopo questi errori del passato, oggi l'America, Obama parla di leading from behind, guidare da dietro. Però noi in questo momento dobbiamo ridare grande forza a una iniziativa internazionale ONU, dove Europa, Stati Uniti, tutti quelli che possono aiutino i paesi arabi che hanno avuto in questi ultimi anni ruoli diversi, ma che in varia fase hanno favorito la crescita di questo islamismo radicale che oggi ha preso questa forma terribile delle bandiere nere dell'ISIS e questa modernità che sgozza assieme a un messaggio antico e arcaico come quello che a noi sembra il messaggio del califfato. Bene, io credo che dobbiamo lavorare a questo, e questo Europa e Stati Uniti hanno la forza per farlo con rispetto verso questi grandi alleati. Dobbiamo chiedere a questi alleati di fare qualcosa di diverso da quello che hanno fatto fino adesso. Credo che ci siano i margini. Bene, la ringrazio l'onorevole Marazziti.